Siamo nella palestra della pugilistica grossolana Umberto Cavini, siamo con Simone Giorgetti, maestro ex professionista, tanta attività, lo vediamo anche alle tue spalle con i ragazzi che sono sul ring in questo momento in allenamento. Simone, tanti risultati, ce li vuoi ricordare anche in ordine di tempo? Sì, siamo tornati da poco da Barcellona, Tommaso Samà ha conquistato l'oro in una categoria ostica, poi tra l'altro all'estero una delle prime esperienze internazionali per questo ragazzo, e vedremo presto sui ring dei campionati assoluti prima toscani e se si qualificherà anche agli italiani. Nell'attesa ci abbiamo Lorenzo Duranti che farà proprio questo fine settimana la semifinale dei campionati toscani youth, quindi ancora nella giovanile. C'è grande attesa perché se ce la facesse a portarlo a casa sarebbe il terzo oro consecutivo a livello regionale, insomma sarebbe sicuramente un buon pass per entrare in mezzo agli elite. Poi di altre attese abbiamo due ragazzi, Samà appunto, il ragazzo che ha vinto a Barcellona, e Marwan Edkil, che saliranno sul ring per i campionati assoluti appunto i toscani, in due categorie diverse, Samà nei 60 kg, Marwan nei 60 kg, Edkil, Samà nei 57. C'è grande attesa perché speriamo di portare a casa il risultato con entrambi e di farci trovare agli assoluti. Attualmente quanti pugili stai seguendo? Ma in attività sono circa 12. Sono circa 12, cerchiamo di stare attivi, poi ovviamente il tempo lo dedichiamo fondamentalmente a chi alle gare più a ridosso, se si parla proprio di un trattamento più professionistico. Perché se no facciamo lavori di gruppo, il livello del gruppo si sta piano piano alzando e quindi i ragazzi sono sempre pronti, insomma, per nuove esperienze. Di questi ci sono buoni prospetti, ovvero qualcuno è in procinto di passare professionista? Allora, intanto ci tengo a ricordare il già presente, si sta allenando dietro di me da qualche parte, Thomas Ruga, che ha debuttato a luglio nei professionisti, tra l'altro con un bellissimo debutto. Lui ricombatterà presto, poi nei prossimi passaggi io penso che, anche se ancora non lo vuole dire, però che Samà comunque stia covando il passaggio già da un po' di tempo, sta soltanto aspettando di continuare a pienare, a ricamare il suo curriculum così da passare professionista con qualcosa in mano e rendere molto più semplice anche la scalata.